saluto dal Centro Meteo Italiano. La stagione invernale sta volgendo al termine e a breve potremo tirare le somme climatiche di questo inverno che sarà archiviato probabilmente come uno tra i più anonimi del secondo millennio. E intanto si avvicina la primavera, il mese di marzo, tipico per la sua spiccata variabilità climatica, in cui le temperature tendono ad aumentare, ma noto anche per i suoi richiami invernali con le ondate di freddo. Ma come potrebbe essere il tempo quindi nel mese di marzo? Primavera o inverno tardivo? Premesso che non è possibile fare delle previsioni meteo per un intero mese, possiamo invece tracciare una tendenza a lungo termine di come potrebbe evolvere il tempo a grande scala. Secondo l'andamento del vortice polare stratosferico, con l'asse orientato prima sul Nord America, poi sull'Europa, la prima parte del mese di marzo potrebbe iniziare con l'anticiclone stabile in pieno Oceano Atlantico e le correnti umide affluire verso l'Europa centro-occidentale. Dalla penisola iberica alla Francia e in parte anche sull'Italia potrebbero transitare una serie di basse pressioni accompagnate da fasi di maltempo senza particolari ondate di freddo. Ad una prima fase del mese di marzo più fresca e piovosa potrebbe susseguire un periodo più stabile e mite con rimonte anticicloniche a dominare lo scenario meteo primaverile. Il mese di marzo potrebbe pertanto risultare in media o poco al di sopra per quanto riguarda le temperature sull'Italia, anche le precipitazioni potrebbero risultare in media sulle regioni centro-settentrionali, inferiori invece al meridione. Ricordandovi che si tratta questa di una tendenza mensile a lungo termine, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti a cura del Centro Meteo Italiano.